Dame Coraggiose, buongiorno. Oggi non è solo l'ultimo giorno dell'anno del 2019, ma bensì, se ci pensiamo, è proprio l'ultimo giorno del decennio. Quindi c'è da fare un mega bilancione, non solo di quello che abbiamo ottenuto, abbiamo raggiunto in quest'anno, ma fermiamoci un attimo a pensare a tutto quello che siamo riusciti a trasformare nel corso di questi 10 anni. E se chiudo gli occhi e penso a tutto quello che sono riuscita a trasformare nella mia vita negli ultimi 10 anni, veramente posso solo che ringraziare il cielo per la guida che ho ricevuto, una guida invisibile, per la guida che ho ricevuto invece da coach che mi hanno illuminato la strada, da coach che mi hanno aiutato ad uscire da situazioni in cui ero assolutamente aggrovigliata, da cui non riuscivo ad uscire, e per aver proprio trasformato la mia vita in tutti i sensi a partire dal lavoro, perché 10 anni fa ero dipendente in Costa Crociere e adesso sono riuscita ad avviare un mio business dove aiuto le donne a rinascere e ad uscire anche loro da questi grovigli che ogni tanto riusciamo a creare con la nostra mente che mente spudoratamente e che ci impediscono di vedere invece le bellezze che abbiamo e le potenzialità soprattutto che abbiamo dentro di noi. In questi 10 anni ho anche liberato me stessa e decine di donne dalla paura del giudizio e le ho aiutate, e ho aiutato ovviamente me stessa per prima, a sentirmi libera di essere me stessa in qualsiasi situazione. Vedete solo questi occhiali, non poteva essere altrimenti. Ho imparato a dominare le onde della vita, quindi ho più momenti di onda alta anziché onda bassa, di momenti in cui sono sulla cresta dell'onda, in cui sono felice, rispetto ai momenti in cui invece mi sento a terra che ho bisogno di stare isolata. 10 anni fa era esattamente il contrario, c'erano tantissimi momenti in cui ero triste e quei picchi di felicità ogni tanto a sprazzo. Ho un ragazzo che è fantasteccezionale e solo quest'anno, 2019, ho aiutato ben due donne a trovare il loro uomo della vita, il loro uomo dei sogni. Mica poco! Ho creato un gruppo di donne coraggiose che al momento conta circa 2.400, mi sembra, donne che vivono la vita in modo più spirituale, si sentono più leggere e hanno il coraggio veramente di riprendere in mano la loro vita e di crearne un capolavoro, di crearla secondo quelli che sono i propri desideri, di riuscire a mettersi al primo posto per poter creare una vita in cui finalmente loro sono protagoniste, sono felici, sono leggere e sono serene. Quest'anno ho aiutato anche oltre 10 donne a superare le loro paure, tra cui andare in macchina, paura della claustrofobia in generale, paura dell'acqua, qualsiasi tipo di paura, siamo riusciti a sbrogliarla. Una delle cose che più ho amato di quest'anno, grazie al mio business, è stata proprio quella di riuscire ad gestirmi il mio tempo e quindi di decidere quando lavorare, quando riposare, anche se c'erano dei momenti in cui il lavoro era molto intenso, però avere la possibilità di decidere veramente quando poter andare in vacanza o quando semplicemente spegnere il cellulare per me è una grande liberazione e mi fa sentire veramente realizzata. E un'altra cosa che di quest'anno assolutamente non dimenticherò mai è la mia esperienza in Senegal, in cui insieme ad altri fantastici ragazzi da oltre 260 nazioni del mondo, 260, no, eravamo 260 da oltre 23 nazioni del mondo, abbiamo piantato 88.000 semi di baobab e questo mi rende assolutamente felice perché ho ispirato poi altre persone a fare altrettanto, non solo nei confronti della natura, quindi nel prendersi cura, nel piantare gli alberi, ma anche di pulire semplicemente l'ambiente oppure fare volontariato nei canili o comunque dare il proprio contributo, che per me è una parte fondamentale che rende la nostra vita più densa di significato. Quindi sono assolutamente contenta di aver potuto lasciare il segno anche quest'anno e di aver potuto lasciare un seme non solo nella terra, ma anche nel cuore di qualcuna di voi. E il mio intento nel 2020 è quello di creare un gruppo di donne leader illuminate che possano essere alla guida, possano essere di esempio nella società, nella famiglia e nel business, proprio perché hanno una visione spirituale delle cose, perché hanno la disciplina, la determinazione e la volontà di fare la differenza in questo mondo. Questi sono tutti i miei iper mega risultati che mi hanno reso veramente straordinariamente felice e grata soprattutto. Vorrei sapere
Quali sono quelle cose che hanno reso speciale il tuo 2019 e che hanno reso speciale e indimenticabile anche tutto questo decennio, tutti questi 10 anni che hai trascorso e che ti hanno reso la donna meravigliosa che sei oggi? Io ti abbraccio, ti rinnovo i miei auguri e ci vediamo l'anno prossimo. Ricordati che il 2020 è l'anno giusto per piantare quel semino, per cominciare finalmente a fiorire e dare vita alla tua vera te. Un abbraccio.